Bentrovati per questo nuovo aggiornamento meteo. Una perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sull'Italia. Da satellite si presenta con una copertura di nubi estese compatta. In realtà la parte più attiva, dove sono presenti precipitazioni, è quella che vediamo invorticarsi all'altezza del Golfo del Leone, sospinta da correnti fredde provenienti dal nord dell'Atlantico, che la piloteranno entro le prossime 24 ore, quindi entro martedì 29 novembre, sulle nostre isole maggiori per proseguire la loro corsa poi verso il sud peninsulare in quella di mercoledì 30 e ripartire quindi verso nord in direzione dei Balcani nei giorni successivi. Questo passaggio nuvoloso costituisce di fatto il vertice di una saccatura polare, costituisce l'ingranaggio di testa di questa grande omega rovesciata che affonda le sue radici sull'area artica a nord della penisola scandinava e che si estende lungo i meridiani europei, risultando di fatto bloccata nella sua evoluzione. Da questo elemento di prognosi non è difficile immaginare che il tempo sull'Italia risulterà estremamente incerto per l'intera settimana e anche piuttosto freddo, con qualche occasione piovosa e con temperature qualche grado al di sotto della media del periodo. Ora, da uno sguardo alla tendenza per i primi di dicembre, e qui vi consigliamo di mettervi comodi perché si va in modalità telenovela, possiamo osservare che il nuovo mese riporterà alla ribalta una figura fredda tanto amata dagli appassionati, che fa capo all'anticiclone termico russo-siberiano. Per dirla tutta, però, in questo caso si tratterà di una figura dinamica che troverà corrispondenza quindi anche alle quote superiori. La sua spinta retrograda, ovvero la sua spanciata verso ovest, risucchierà l'aria fredda continentale, la guiderà lungo un canale che andrà a costituirsi sull'Europa centrale, subito a nord delle Alpi, fino a costringere questo fiume freddo a sfociare in Atlantico all'altezza del Golfo di Biscaglia, al largo della Francia per intenderci. Tecnicamente l'impianto sarebbe ottimale per avere piogge nevicate anche di un certo peso sull'Italia, se non che dal Canada sopraggiungerà nel frattempo un nuovo vortice ciclonico che, a corto di forze, andrà invece ad arenarsi al largo della penisola iberica. L'aria fredda quindi, in uno slancio di generosità, passatemi il termine, sposterà il capolinea dal Golfo di Biscaglia verso il pieno dell'Atlantico, si allungherà fin verso le isole Canarie, ma in questo modo metterà in moto in risposta una corrente più temperata da ovest che, rasentando alle basse latitudini la sponda meridionale del Mediterraneo all'altezza del Nord Africa, impedirà l'ingresso franco delle correnti perturbate sull'Italia. Quindi anche la prima settimana di dicembre potrebbe trascorrere sul nostro paese all'insegna della variabilità, ma senza fondi freddi o perturbati particolarmente incisivi, a differenza invece dell'Europa centrale e anche orientale, dove invece l'inverno potrebbe picchiare davvero duro. Come vedete, molta carne al fuoco, ma poche certezze. D'altra parte, in meteorologia, come ben sappiamo, di certezze non ce ne sono, ma solo probabilità. Dunque, lo scenario nazionale ci riporta le previsioni per martedì 29 novembre, con le nubi che domineranno la scena praticamente su tutta l'Italia. Le piogge in forma sparsa saranno più probabili sulla Sicilia e sulla Sardegna, qualche acquazzone anche sulla Calabria meridionale, magari potremo avere anche qualche temporale in mare aperto e lungo le aree costiere. Su tutte le altre zone del nostro paese invece le precipitazioni saranno nel complesso un po' meno probabili, tuttavia qualche pioggia debole o piovigina non è del tutto da escludere al nord e lungo il versante adriatico. Sporadiche spruzzate di neve potranno aversi sulle Alpi a partire da 1000 metri circa. I venti saranno tutti disposti dai quadranti orientali, a tratti saranno moderati al centro e al sud, dove i mari saranno mossi. Le temperature rimarranno sui valori attuali, quindi leggermente al di sotto della media del periodo. Mercoledì 30 novembre il corpo nuvoloso ruota su se stesso in senso antiorario e con una manovra a compasso dalla Sicilia risalirà verso il sud peninsulare, dove quindi saranno più probabili nubi e precipitazioni. Cieli nuvolosi anche lungo tutto il versante adriatico fino al Triveneto, ma in questo caso senza fenomeni degni di nota. Maggior probabilità di schiarite invece al nord-ovest, sul medio versante tirrenico e sulla Sardegna. Sempre ventilazioni orientali e sempre mare a tratti mossi. Infine, la tendenza successiva, che sarà da confermare come sempre, la quale vedrà la situazione pressoché invariata nella giornata di giovedì, con nubi sui versanti orientali e schiarite su quelli occidentali, e poi venerdì con il compasso di nuvole che abbraccerà nuovamente un po' tutta l'Italia, portando qua e là qualche piovasco che però al momento ci risulta di difficile collocazione. Va da sé che dovremo aggiornarci, per questo vi invito ad iscrivervi al canale. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi attendo al prossimo video. A sentirci da Luca Angelini.